Siamo al termine di questa bellissima serata, grandissimo successo. Siamo con Silvia Susan Rosato Franchini. Stasera questa particolarità, insieme a tanti tuoi colleghi giovanissimi, brevissimi anche loro, con Amelia Felle che vi ha supervisionato e Francesco Libetta sul podio. Beh, intanto cosa pensi di questa serata, del tuo ruolo particolare, che è un ruolo certamente impegnativo? Sono sicuramente contenta perché ho avuto l'opportunità di fare qualcosa che non capita tutti i giorni. Comunque mi è stata data la possibilità di partecipare a una produzione molto importante e di debuttare un ruolo che mi ha aiutato molto a crescere e che mi aiuterà nel futuro, perché non è facile il ruolo di Donna Anna. E ho avuto un'insegnante splendida che veramente mi ha insegnato tantissimo e un direttore fantastico che ha saputo aiutarmi con i grandi recitativi accompagnati dall'orchestra, quindi per me è stata una grande opportunità di crescita. E poi credo che insomma tutto quello che Mozart ha messo in quest'opera ne sia uscito fuori benissimo, sì, comunque, no? Sì. Insomma, questa sera. Sì, io credo di sì, credo che veramente ognuno è andato al massimo delle sue opportunità. Questo grazie anche a Mozart. È tutto nello spartito, anche la regia, veramente. È bello cantarlo, è difficile, però allo stesso tempo è una cosa così bella che ti fa cantare con gioia. Vinto dal vino, calda la testa, la festa fa preparare. Se trovi in piazza qualche ragazza, vengo con quella certa metà. Che esperienza intanto come ti è sembrata? L'esperienza è stata bellissima, anche con il maestro Libetta è stata la prima collaborazione. Servono queste produzioni a Lecce anche per la cultura, sono cose che aiutano la gente a dimenticare un po' le disgrazie che ci sono di oggi, vedere la vita con tutti i vari problemi che ci possono essere e iniziare a cercare anche nella musica la pace, tutto quanto, eccetera. Siamo qui con Marzia Marzo, bravissima come sempre, ma non è una novità, voce splendida che ha dato voce e volto a Donna Elvira, tanti anni di collaborazione anche con Francesco Libetta, in questo caso anche con Amelia Felle. Stasera uno spettacolo nello spettacolo, perché credo che sia stato anche accolto in maniera calorosissima dal pubblico. Ecco, cosa ne pensi? È stata un'esperienza veramente emozionante, ho ritrovato tanti colleghi che con grande affetto ci siamo ritrovati, siamo riusciti a mettere su quest'opera che tra l'altro è stupenda e crea delle affinità bellissime. La professoressa Amelia Felle ha dato il suo e il maestro Libetta è stato splendido come direttore ed è riuscito veramente a prendere tutti i nostri animi e tutti i nostri feeling e metterli insieme, perché comunque siamo un gruppo di giovani ed è molto piacevole lavorare in questo modo, molto produttivo, suppongo. E poi l'anno scorso l'esperienza anche all'estero, appunto Croazia, Spagna, Italia, subito dopo hai avuto questa bellissima opportunità di andare a Monaco e stare lì tuttora. Raccontaci questa esperienza che stai ancora vivendo. È passato un anno lì, adesso ne passerò un altro. E adesso invece sono in teatro e faccio parte di questa opera studio formata da ragazzi. A livello professionale molto impegnativa, ma di grande crescita. Veramente si impara tantissimo ascoltando, solo guardando, vedendo l'esperienza degli altri. Per me questo è un momento di crescita davvero enorme. Spero che l'anno prossimo possa continuare e che io in qualche modo possa prendere il meglio da questa esperienza.